Nei prossimi giorni ci aspetta un lavoro particolarmente complesso, devo dire anche difficile, perché le profondità e il luogo dove questi resti si trovano sono piuttosto problematici, sia da un punto di vista strutturale, perché ci troviamo in un'area dove c'è un edificio diruto in condizioni pericolanti e dunque occorrerà procedere con estrema cautela e con estrema attenzione anche con la perizia che la Corte di Assise dovrà disporre a seguito di questa nostra richiesta. Questi resti sono interrati. I resti ai quali ha fatto riferimento il procuratore di Reggio Emilia, Gaetano Calogero Paci, il 19 novembre 2022, dovrebbero essere quelli di Samana Bass, la ragazza pakistana scomparsa nella primavera del 2021. Manca ancora la conferma ufficiale, ma sono pochissimi i dubbi che si tratti della giovane che aveva rifiutato un matrimonio combinato. Così come ha fatto un'altra ragazza, molto meno famosa e anche molto più giovane di Saman, di cui ci racconterà in questo episodio Amelia Esposito delle Cronache Italiane. Mentre Tiziana Dal Pra, dell'associazione Trama di Terre, ci aiuterà a capire quanto in Italia è presente il fenomeno delle nozze forzate. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di martedì 6 dicembre. Il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ Questo è l'audio in cui, secondo le accuse dei carabinieri, Shabar Abbas, parlando col fratellastro, dice di avere ucciso la figlia Saman. Amelia, vogliamo raccontare dall'inizio questa storia? È la storia di Saman Abbas, una diciottenne pakistana che voleva vivere come una ragazza occidentale, libera, e soprattutto non voleva sposare un uomo impostole dalla famiglia. E per questo è stata uccisa proprio dalla sua famiglia. Saman era cresciuta in un contesto molto chiuso, di gente che, sebbene vivesse da anni a Novellara, vicino Reggio Emilia, aveva riprodotto tutti gli schemi e gli stili di vita tipici del Pakistan, fra cui appunto il matrimonio combinato, o meglio forzato, come in questo caso. Saman era scappata di casa per evitarlo quando era ancora minorenne, era stata accolta in una comunità e aveva conosciuto un ragazzo, un pakistano come lei, di cui si era innamorata. Voleva vivere con lui, voleva andare in Belgio e per questo era tornata a casa alla fine dell'aprile 2021 per riprendersi i documenti che i suoi le avevano trattenuto e partire. Ma Saman è stata uccisa. L'hanno uccisa uno zio, il padre, la madre e due cugini. Il suo corpo è stato ritrovato proprio il 19 novembre, sepolto a due passi dal casolare dei suoi. Manca ancora l'ufficialità del DNA, ma è praticamente certo che si tratti proprio di lei. Ora tutti i responsabili sono in carcere, tutti tranne sua madre, che è ancora latitante in Pakistan, la figura che manca per chiudere a questo punto il cerchio. Della storia di Saman si è parlato molto. Molto meno invece si sa di una vicenda simile, la cui protagonista ha addirittura un nome di fantasia. Perché? Sì, abbiamo dato a questa ragazzina un nome di fantasia perché è minorenne, ha 14 anni, l'abbiamo voluta chiamare Vesela, che in bosniaco vuol dire allegra, felice, proprio come auspicio perché possa avere una vita migliore di quella che si sta lasciando alle spalle, una vita durissima. Di lei abbiamo sentito parlare poco la scorsa settimana, la polizia di Roma ha raccontato il suo caso. Da quando aveva 10 anni, Vesela era costretta dai suoi genitori bosniaci a chiedere l'elemosina davanti a un supermercato di San Basilio, una borgata romana. E come spesso accade in queste vicende, se tornava a casa a mani vuote, l'aspettavano botte, insulti e minacce. Vesela ha sopportato questo per anni, non avendo evidentemente alternative, fino a quando, compiuti 14, i suoi non le hanno detto che avrebbe dovuto sposare un uomo che lei neppure conosceva. Ed è a questo punto che ha trovato il coraggio di presentarsi dalla polizia per denunciare suo padre e sua madre. Non sappiamo se sia stata convinta o aiutata da qualcuno, ma quello che conta è che adesso è in una comunità protetta e che la sua sembra essere una storia a lieto fine. Che cosa ci dicono queste due storie sul fenomeno delle nozze forzate in Italia?
Allora, intanto una premessa. Il fenomeno delle nozze forzate ha radici culturali e religiose remote ed è ancora oggi molto diffuso in Africa, in Asia, ma anche in alcuni paesi europei come l'Albania e la Bosnia. Parliamo di matrimonio forzato quando il consenso viene storto tramite violenza fisica o psicologica. Ciò comporta una violazione dei diritti umani, poiché la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo sancisce che il matrimonio può essere concluso solo se c'è il libero e pieno consenso di entrambi i futuri coniugi. Ora, in Italia il Codice Rosso, la legge antiviolenza, diciamo così, ha introdotto nel 2019 una fattispecie penale proprio per punire i matrimoni forzati, che è l'articolo 558 bis del Codice Penale. Che cosa prevede questo articolo? Questo articolo prevede la reclusione da 1 a 5 anni o anche fino a 7 anni se la vittima è minorenne. Una norma necessaria perché il problema esiste anche nel nostro paese, come dimostrano i dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che sono i dati ufficiali più aggiornati a nostra disposizione. Questi dati relativi al periodo che va dall'entrata in vigore del Codice Rosso, cioè 9 agosto 2019 al 31 dicembre 2021, ci raccontano di 24 casi. Una vittima su 3 minorenne. Il 9% ha addirittura meno di 14 anni e le comunità in cui si consumano questi reati sono in prevalenza pakistane, bengalesi, albanesi e bosniache. Per saperne ancora di più, ho parlato con Tiziana Dalpra, fondatrice di Trama di Terre, un'associazione di Imola impegnata nella lotta contro le nozze forzate, come lei stessa mi ha raccontato. La nostra è un'associazione di donne native migranti, attiva da 25 anni, e del tema dei matrimoni forzati l'associazione ha cominciato a occuparsene dal 2009 attraverso una ricerca azione nell'Emilia Romagna per rilevare se c'erano problematiche anche in questa regione sui matrimoni forzati. Questa è una regione ben nota anche alle cronache per l'uccisione di ragazze, per sequestri di ragazze, eccetera, eccetera. Abbiamo continuato a indagare. Nel 2011 abbiamo aperto una casa a rifugio con la collaborazione della Fondazione Vodafone attraverso ActionAid e poi abbiamo cominciato a scrivere delle linee guida, a far formazione, e avere una vita e uno sguardo insieme a queste ragazze sulle problematiche anche di ogni giorno, sul dolore della separazione, su cos'è effettivamente per loro dire no a un matrimonio forzato, che non è solo dire no al matrimonio, ma è dire no a tutta una concezione di vita che loro non accettano. Quante ragazze avete aiutato? In questi anni, non solo ovviamente nell'ospitalità, ma anche in percorsi di supporto a scuole, enti di formazioni, centri antiviolenza, servizi sociali, direi ormai una cinquantina di ragazze, provenienti anche come supporto da tutta Italia, da chiamate da tutta Italia e non solo ovviamente da questa regione. Per una o più storie che emergono ce ne sono tantissime di cui invece non sappiamo nulla. Qual è la vostra stima dei casi sommersi? Il sommerso è tantissimo. Il sommerso può essere però reso visibile se si fanno anche delle ricerche dei dati, se si mette una rete, un osservatorio anche che può partire da regioni per poi confrontarsi e i dati essere messi in un osservatorio più nazionale. E tenendo conto di partire proprio dal fatto di una cosa che sottovalutiamo, cioè la non presenza delle madri di queste ragazze nella sfera pubblica, che non sanno l'italiano, non partecipano, perché le madri sono quelle che hanno vissuto quasi sempre la stessa problematica delle figlie e se non hanno strumenti di vedere quello che è accaduto, questa forma di violenza, appunto come violenza, non saranno accanto alle figlie. Per cui bisogna che i comuni, che le scuole, che tutta l'area dei servizi comincino a far uscire dal sommerso anche la questione delle donne chiuse in casa, delle madri e dopo delle ragazze. Come avete visto cambiare questo fenomeno negli anni? Sicuramente è cambiato nella forza delle ragazze.
le ragazze hanno una capacità anche di fare una rete invisibile fra di loro attraverso le minacce che la famiglia gli fa, perché moltissime di queste ragazze ci dicono che la famiglia, quando appare una notizia, per dire la stessa Saman che sparisce, le famiglie dicono: ecco, questa è la fine che tu puoi fare se non sarai attenta. È cambiata dalla consapevolezza di alcune scuole, di alcuni enti di formazione, perché è un problema anche di classe, di dove si collocano queste ragazze, cosa frequentano socialmente, ed è cambiata la loro consapevolezza e la loro forza. Quello che è cambiato poco è la prevenzione effettiva da parte dei servizi e da parte di chi non può varare solo anni in più di carcere nel momento in cui vengono a galla queste problematiche, ma deve intervenire prima. Questo siamo ancora molto indietro. Amelia, torno da te per concludere. Nel frattempo, che cosa si può fare per impedire che ci siano ragazze costrette a sposarsi contro il proprio volere o che addirittura rischino la vita per questo? La battaglia da condurre è certamente culturale, sociale ed è una battaglia lunga, ma nel frattempo occorre mettere in campo ogni strumento che possa davvero tutelare queste ragazze. In Senato è ferma una legge che porta il nome di Saman e che la Camera aveva approvato nell'aprile scorso. Legge che permetterebbe di concedere il permesso di soggiorno a chi denuncia di essere costretto a nozze non volute o anche a violenze domestiche. Era una buona idea, una sorta di pass per motivi umanitari di durata annuale, ma rinnovabile finché perdurano i maltrattamenti, le violenze e via dicendo, purché naturalmente emerga il tentativo di sottrarsi a tutto questo, proprio come aveva fatto Saman. Quindi alla domanda cosa possiamo fare, la risposta per me è questa: adesso, subito, portare avanti questa legge di civiltà, anche se la tragedia di Saman è lontana e se nel frattempo a Palazzo Chigi siede un'altra maggioranza. Grazie Amelia Esposito e Tiziana Dalprà. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini con Francesco Giuliattini. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.